deputata del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci ha presentato un'interrogazione al presidente della regione Renato Schifani, paventando il rischio di perdita di fondi europei. Per apprendere ciò a cui si riferisce la Schillaci, seguiamo il servizio di Gaetano Ravanà. A proposito del concorso per rinsaldare le fila dei centri per l'impiego in Sicilia, siamo alla beffa. I vincitori del concorso categoria C sono rimasti praticamente congelati, dato che la regione non li ha ancora chiamati al lavoro. Se questi lavoratori non prendono immediatamente servizio, c'è il rischio che la regione perda i fondi del programma GOL collegato al PNRR, e se queste persone non vengono assunte, la Sicilia perde i fondi europei. La regione proceda quindi immediatamente con le assunzioni. Lo dichiara la deputata Roberta Schillaci, che ha depositato una interrogazione urgente al presidente della regione Schifani. La stessa deputata chiede per quali ragioni la regione non abbia ancora provveduto a mettere in servizio vincitori del concorso dei centri per l'impiego di categoria C, incalzando Schifani ad attivare questi lavoratori pena la perdita dei fondi europei. Ha suscitato molto clamore e molte aspettative il concorso sui centri per l'impiego, spiega ancora la Schillaci. Nel frattempo ci sono dei vincitori che hanno maturato il diritto all'assunzione, ma i prolungati ritardi nelle procedure di reclutamento violano le legittime aspettative di questi soggetti, arrecando un giusto pregiudizio. Inoltre, l'inserimento del personale nell'organico dei centri per l'impiego è fondamentale per avviare le politiche attive del lavoro, specialmente nella nostra regione, dove il tasso di disoccupazione è altissimo e dove è ben nota la conclamata situazione di deficit di risorse umane necessarie per il funzionamento dei 64 centri. C'è poi la questione relativa al rischio di perdita di fondi europei per la mancata attuazione del programma GOL, garanzia occupabilità lavoratori, che sono sicuramente ricollegabili alla di personale qualificato adeguatamente competente per le attività di orientamento e ricollocazione al lavoro. La regione garantisca quindi le legittime aspettative dei lavoratori, perseguendo al contempo le esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica, concluso la Schillaci. Lasciamo alle spalle un governo regionale che è stato immobile.